Chi non conosce il campo Europa, tutti i San Benedettesi infatti avranno tirato negli ultimi 50 anni un calcio al pallone su quel mitico terreno. Ora, dopo una lunga ed efficace riqualificazione, il campo Europa torna a risplendere grazie all'amministrazione comunale e alla società sportiva Mariner che gestirà la struttura. Il campo verrà inaugurato domenica 22 novembre alle 11 alla presenza delle autorità e subito dopo ci saranno delle mini partite di calcio tutte dedicate ai ragazzi delle squadre sanbenedettesi. Il campo è intitolato a Giulio Merlini. Nato nel 1906, la sua vita si svolse tutta all'insegna dello sport e del calcio in particolare. Fu portiere della Samb, poi ne fu presidente e fondò il locale settore giovanile. Una figura che testimonia appieno l'amore della città per lo sport. L'assessore Panini commenta così l'imminente inaugurazione. Un campo importantissimo. L'amministrazione comunale ha riqualificato parecchi impianti sportivi e questo non è l'ultimo, perché fra qualche giorno partirà addirittura un altro impianto sportivo che riqualificheremo e che sarà veramente anche questo il fiore all'occhiello della città. Mi riferisco alla pista atletica. Tornando al campo Europa, è un campo storico dove personalmente sono veramente orgoglioso, ne sono fiero, anche perché anch'io ho giocato, ho trascorso le mie attività sportive calcistiche presso questo campo. È un campo dove hanno militato, ho giocato anche parecchi calciatori famosi, mi riferisco a Palladini, Chimendi, il portiere della Juventus, e tante generazioni hanno calcato questo campo, tantissime generazioni, dai sessantenni attuali ai nostri bambini 10-12 anni, e anche gli arbitri hanno fatto attività sportiva in questi campi e molti si sono resi famosi, qualcuno un po' più sfortunato, mi riferisco a Roberto Peggi, che anche lui affezionato a questo campo mi ha arbitrato parecchie volte, a me ma a tante altre squadre, quindi lo ricordo volentieri. Quindi sono di questo orgoglio, e restituiamo alla città dopo 3 mesi di lavori un campo importante dove tantissimi associazioni sportive del calcio giocheranno. Bisogna davvero dire che il nuovo campo è uno splendido esempio di una collaborazione fra un comune e una società sportiva. La Mariner gestirà la struttura per 10 anni e al termine di quel periodo il comune tornerà in possesso dell'impianto. Il campo sarà comunque a disposizione di numerose società. Allora, questo campo è in gestione della Mariner, che è stato lo sponsor che si è aggiudicato il bando, che per 10 anni gestirà il campo, però è a servizio di tutte le associazioni sportive calcistiche sanbenedettesi.